Per calcolare il valor medio dei numeri estratti dopo moltissime estrazioni virtualmente infinite, bisogna applicare questa formula, che è la somma di tutti i numeri xk moltiplicati per le loro probabilità singole di estrazione. Questa formula vale per le distribuzioni discrete e viene generalizzata alle distribuzioni continue sostituendo la somma sui numeri con l'integrale sui numeri, quindi tra 0 e 2. I singoli numeri xk discreti diventano x e le probabilità singole pk diventano dpx, cioè le probabilità infinitesime di estrarre numeri nell'intervallo compreso tra x e x più dx. Queste dp infatti erano le f dx. Ricordiamo come veniva fuori questa formula per calcolare il valor medio nel caso delle distribuzioni di probabilità discrete. Si utilizzava l'interpretazione frequentista della probabilità. Immaginiamo di fare n ripetizioni, n grande quindi sono il numero delle estrazioni, e si presenta il generico numero xk con una frequenza fk. La frequenza sarebbe quante volte è stato estratto il numero xk. La somma di tutti i valori estratti, quindi, è la somma di tutti questi prodotti di ciascun numero per la frequenza di estrazione, la sua frequenza di estrazione. E poi bisogna dividere per il numero totale dei numeri estratti, cioè n maiuscolo. Immaginiamo per fare l'esempio che i numeri siano le cifre da 0 a 9, quindi 0 è x0, 1 è x1 e così via. E immaginiamo che dopo 20 estrazioni sia uscito per esempio il numero 0 3 volte, il numero 1 5 volte, il numero 2 0 volte e così via, per un totale di 20 estrazioni. Allora la somma di tutti i valori estratti è il numero 1 moltiplicato per 3, anzi il numero 0 moltiplicato per 3, l'1 per 5, il 2 per 0 e così via, diviso 20. Questo è il valore medio. Poi, portando n dentro la sommatoria, abbiamo le frequenze diviso il numero totale delle estrazioni. Ma per la legge dei grandi numeri, quando il numero delle estrazioni va all'infinito, le frequenze diviso il numero totale diventano le probabilità. Quindi abbiamo le probabilità per i numeri. Dunque, per calcolare il valor medio dobbiamo applicare questa formula tra 0 e 2, l'integrale di x per f di x dx. La funzione moltiplicata per x diventa una quartica di integrazione immediata, 3 mezzi x alla quarta quarti e 3 quarti x alla quinta quinti. Da calcolarsi fra 0 e 2, il risultato è 6 quinti. Questo valore è anche abbastanza intuitivo, valor medio 6 quinti, cioè 1,2. Infatti la massima densità di probabilità di estrazione è per i numeri intorno a 4 terzi, cioè 1,3 periodico. Infine, anche se non è richiesto dal problema, calcolo il valor medio della funzione g data da x per f. Infatti non va confuso il valor medio di x per f con il valor medio dei numeri estratti. Il valor medio di x per f, infatti, per il teorema del valor medio della media, presenta comunque l'integrale tra 0 e 2 di g dx, quindi x per f dx, quindi presenta questo integrale, ma bisogna anche dividere per l'ampiezza dell'intervallo, quindi diviso 2. L'integrale, questo qua l'abbiamo già calcolato, fa 6 quinti e è il valor medio dei numeri estratti. Di conseguenza il valor medio della funzione g vale 0,6, 6 decimi, cioè la metà di x medio. Questo risultato pure è intuitivo perché possiamo prima disegnare la funzione g moltiplicando la f per x. Ne risulta un grafico di g che rispetto a f è più basso all'inizio, poi diventa quasi 2, circa 1,8, quindi il massimo è più alto e poi ritorna a 2. E come si vede 0,6 è il valore medio, nel senso che è quel livello costante che praticamente divide a metà la funzione g. La divide a metà nel senso che individua delle aree al di sotto di questo livello, cioè questo pezzo d'area più questo, che sono uguali, cioè sommate, danno la stessa area che troviamo al di sopra di quel livello. Quindi tanta area c'è sopra il livello sottesa dalla G, altrettanta c'è sotto quel livello.